Benvenuti su Abel, signor canale. Su Tube Italiano. Con il Dottor Meg. E il signor Lune. E andiamo a caccia degli ultimi superstiti dell'antica gang del bosco. Anche se Bishop l'abbiamo ucciso, ma in verità continua ancora a romperci il cazzo. L'ha resuscitato la moglie, probabilmente. In un nuovo episodio di Driver. Parallel Line. Sigla. Sigla. Molto bene, dottore, è tempo di farci valere contro un altro dei nostri ex compagni di merende, ed è la volta di Slink. Vediamo cosa dice Slink. Ah, non c'è un... Parrebbe di no. Non c'è un'anteprima. E noi andiamo. Mi è dato fastidio una volta, adesso possiamo ucciderlo. No, dolcezza, non è come pensi tu. Lo sai di chi ho il numero? Indovina. Riccardo Schicchi. Produttore di Hollywood, baby, mi implorerà per avere anche solo un pezzo del tuo bel visino sul grande schermo. Ma se siamo ora devo sbrigare un affare con il mio amico. Che ne pensi di quel culo, Rust? Ma chi è Rust? Cambio di piano. Figlio di puttana! Sei stato tu a mettere le mani sulla mia roba! Non hai una bella cera, Slink. Che bello vederti, amico. Come va? Fai ancora l'autista? È passato il tempo, hai ricevuto quei biscotti che ti avevo spedito. Sono passati 28 anni e no, non ricordo nessun biscotto. Che cazzo succede? Ma chi è? Ah, Rust. Ma chi è questo? Dovresti andare. È qui per la droga, Rust! Fagli saltare la testa! Maledetta sicura, cazzo! Lurido drogato! Eh beh, figlio di puttana, vuole uccidere. Madonna, che cazzo di abbinamento di colori è? Ah, guardi, non so che dirle. Sono ancora abbastanza lontani, secondo me. Mi terrei il caricatore pieno per quando arriviamo. Adesso può cambiare arma. Oh, perfetto, così la volevo, signor Lune. Il pompone. Guarda, soprattutto quando il signor Lune, io non sto né guidando né sparando. Puttana, esatto. Vuole che faccia qualcosa io, signor Lune? No, ma non si preoccupa. La vedevo carico. Carico motivato. Ah, questo era, diciamo, il piccolo delle amenità, cioè qui era previsto che noi qui si morissimo. Link è messo abbastanza male. Abbiamo preso un... Oh, Dio, forse abbiamo una gomma... Abbiamo una sandwichata in corso. No, sì, però abbiamo anche delle bombe saltate. Ah, proprio questo ho già fatto delle Link. Che è più forte della sua macchina, ok, io lo tirerei su. Ok. Sicuramente bene. Ok. E adesso li faccio tutti così, prima o poi. Provo a isolarlo. Perfetto. Alla fine il tempo si deve arrendere a morire. Tra l'altro una delle morti più stupide stava per scopare e l'abbiamo interrotto. E ritorniamo a casa. E Ray. Link, quanta luce che ha lasciato Ray. Ray è sicuramente morto, sta per morire. Ma più che altro chi è che ci spiava dalla macchina? Ah! Dov'è Ray? È qui. Ah! Ma Ray che cazzo significa? Sparagli! Tutti e quattro morti. Grazie per aver chiuso le vicende in sospeso. Credevo che quel rapimento mi avrebbe tormentato per sempre. Io ero l'unico che pensava fosse un normale rapimento. Voi sapevate che sarebbe stato un omicidio. Ray ti ha detto che volevo candidarmi a sindaco. Dovrei ringraziarvi entrambi. Non ce l'avresti mai fatta senza di lui. Svegliati, sta barando.
Era senza un soldo, proprio come nel 78. Ray è sempre al verde. Ma con tutti i soldi che gli è andato? Sua madre per pochi spiccioli, non è vero, Ray? Ehi, tu mi conosci. Non sono un santo. È il momento di scoprirlo. No! Beh, no, in realtà se lo meritavi, merda. La verità è che avrei dovuto farlo già la prima volta. Chi mi farà il cambio gomme adesso? Ma che cazzo è? Ma che cazzo era nella porta? C'è poca gente, c'è Maria. Ah, allora era Maria. L'abbiamo fatta bagnare tutta. E ha detto, ha fatto bagnare tutta, mi ha ucciso il capo. Eh no, credo che lei sia morto. Vai TK, renditi utile. Smetti di sparare i quadri e cerca di colpire chi devi. Che non sei quel gigione di Tanner, non hai colpi infiniti. Beh, ora sono davvero curioso. Mio padre era Rafael Martinez. Cerco il suo assassino da sempre. E ora ho un nome sulla mia lista. Ci sono anch'io. Per questo sei qui. Per ora mi sei utile. Forse. Ma in cosa potresti essermi utile tu? Posso farti arrivare a Corrigan. Lo voglio morto almeno quanto te, se non di più. E poi sono una porta di canti. Faccio un twerk che... balla una salsa che te la raccomando. Esatto. Quindi? Ma la domanda è, possiamo ancora andare nei race auto? Sì, perché evidentemente lei... Allora, io direi, primissima cosa, andiamo al nostro rifugio. A prendere un po' di armi, perché le abbiamo... Le abbiamo finite. Decisamente. Allora, signor Lune, è un po' triste dirlo, ma stiamo tranquillamente skippando... tutto il resto del gioco per concentrarci sulla storia. Sì, però effettivamente avevamo già visto un po' di cosa tutto, consisteva. Erano missioni molto ripetitive, lo ricordiamo. Sì, cioè no? Cambiavano. Chi era quello sul frigo, signor Lune? No, giri. Maletoz. È brutto, eh. Ma ci salva, ed è questo l'importante. Il Tanner is live da qualche parte. Ecco, Tanner's live. Quindi loro sapevano che questo gioco potrebbe essere, avrebbe potuto essere un secondo flop e hanno detto... Anche quello mi piace. Mettiamo del fanservice. I love Tanner. Con una figa dietro che... è sempre bello, tanto tutto diventa migliore con una figa, signor. È giusto. E niente, andiamo subito. Magari metta via l'arma, signor Lune, perché la gabbia distruzione. Faccia anteprima, vediamo che cos'è. Ops, vabbè, lo posso fare ancora. Ho rubato la limousine di Corrigan e ho messo il cadavere di Slink nel bagagliaio. Possiamo usare la macchina per entrare in casa sua a Englewood. Parcheggiala nel garage e vieni via. Una volta lì, dovrai affrontare le sue guardie del corpo, ex piloti e soldati delle forze speciali. Dobbiamo eliminarli se vogliamo arrivare a Corrigan. Oh Cristo. Ma subito così da riete? Ma... ho una domanda stupida. Perché tu ci devi portare dietro il... No, infatti... il corpo di Slink? Mi ricorda molto una missione che avevamo già fatto in Driver 2, che dovevamo usare la limousine come cosa? Come Trojan Horse. Esatto. Provi la gabbia, vediamo cosa è prima della gabbia. Giusto per capire, perché sennò... Corrigan si crede invulnerabile. Cambierà idea. C'è una macchina della polizia in un parcheggio nel Lower East Side. Nel bagagliaio c'è un vecchio amico scomparso di recente, il signor Candy. Davanti invece troverai del C4. Prendi la macchina e vai alla centrale di polizia. Una volta lì, parcheggia nello spazio di Corrigan. Poi entra, metti il C4 sulla sua scrivania e vattene.
Beh, io farei prima questa. Sì. Anche perché io immagino ci saranno delle minime. Ci saranno delle minime parti di guida. In effetti di là c'è solo da guidare una macchina. Cazzo! Ma sei scemo? Coglione! Sarà modo? Io non mi capace più. Why? Why you, Mr. Pennant? Ah, non mi funzionano più la peggiore. Via, fuga, fuga, fuga. C'è un arco di trionfo a New York? Non lo sapevo. Allora, direi la prossima destra e poi tutto dritto. Sì. Anche se secondo me il signor Lune a tirare i poliziotti forse non era là. Vabbè, però adesso li aveva già seminati. Freeze, fucker! Sì, così ci ha apostrofato il gentleman. Sì, ma chi si crede di essere? Come si vede questa police car? Ricordiamo che noi abbiamo la versione quella del 78. Quella del 78? No, questa si guida discretamente bene, però. E secondo lei da cosa è ispirata? Non dalla traumente. Non mi sembra. Troppo stretta. Mi sembra una Skoda, cazzo. Beh, Skoda è una macchina. Affidabile. Eviterò ogni commento su questo. Magari non ci farei un inseguimento con delle macchine che hanno una cilindrata media di 4.000-4.500, però... Come si è aperta sta bascola? È a sinistra? A sinistra? Ancora più giù, ma... Cacchio, lei è... Lei se fosse veramente figo, dopo scapperebbe con la macchina della polizia e non con, esatto, con l'altro. Ha una tale sua testa, sì. E temo che da qui non riuscirà a... almeno a te. Così tremendamente facile. Merda! Puttana! Vieni qui, sono il T-1000, figlio di puttana! No, cazzo, non questo! Come ha fatto a fare il colpo così? Basta che mi avvicino un po' e ve lo fa. C'erano tre agenti. No, secondo me deve fare tutto quanto in giro. Quello che giallo. Fallo. Ah, però, Corrigan. Mariuolo. No, è pieno di vita. Pieno di vita. Ah, volevo solamente guardare se c'era. Ah. Adesso ricordarsi dove cazzo è l'ascensore. Linea gialla, signor Bone. No, no, linea gialla, signor Bone. Segua la linea gialla, scappi, scappi. E poi? Basta lì. Niente. Vado, dottore. Non è una cosa che è possibile fare così. Non è possibile lasciarla. No. Via. A 2 minuti e mezzo, voglio dire. Perfetto. 80 di vita. Occhio.
Le consiglierei quasi di passare a un sbagliatore. ...44 di vita, io dopo li consiglierei di... Esatto. Ok. Vadi, 2 minuti... ...abbondanti. Perfetto. Uno. E due. 82 di vita. Questi vanno giù che è una meraviglia. 60 di vita. 46. 34. Dovrebbe esserci. Ah! 16. Deve trovare senza meno. Qui a destra. Perfetto. No, vabbè. Via, 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 via. Posto. Perfetto. A sto punto, ok, fuga dal parcheggio. Vadi. Distruggi il pannello di controllo. 67 di vita, 61, 59, 57, 47, c'era la vita dietro di lei. Dove cazzo è il pannello di controllo? Qui. Prendo la macchina. Vadi, 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 vadi. Tira la merda. Aspetti, usi il fucile, il pompone enorme. No, l'attore usa la macchina come ariete, dice vaffanculo. Ma poi scende. Ah no, però va bene. Era stato giusto. Cazzo. No. Fuga, fuga, fuga. Destra. No, niente. E adesso? Adesso dovrà fuggire dalla polizia probabilmente. Che adesso loro usano anche veicoli un po' più performanti. Vuole passare qua dal parco a sinistra? Oppa, mamma mia! Che lei, dottore, ha una fortuna spacciata. Oh, bene. Rubi la loro macchina. Oh, madonna! Oh! È ancora vivo, quell'altro. Perfetto. Ok. Posto. E il dottore ce l'ha fatta. E direi in tempo per chiudere questa puntata. What's up, bitches? È troppo tardi. Vabbè, vabbè, ormai. Tanto mi piacerebbe capire loro dove caspiterina erano. C'è un tunnel sotterraneo. Ho capito, ma da dove l'hanno vista? Cosa c'è nel lanternino? E niente, signore, adesso qui probabilmente noi periremo. Ma perché dobbiamo perire? Cioè, il dottore ce la fa perché va a cazzo duro e ci riesce sempre. E niente, intanto vi salutiamo, speriamo che questo video adrenalinico e adrenalitico vi sia piaciuto. Non siamo riusciti a prendere il nome della polizia, ma in questo un po' ci dispiace. Ma ci rifaremo senz'altro. Vi invitiamo a seguire anche altre serie, prima fra tutte. Che cazzo? E qui? Cosa è qui? Cosa stiamo facendo? È distrutta quella? Questa no. Adesso sì. Ce la sto mettendo tutta. Il dottore vuole ammazzarsi. Niente. Ha deciso che la sua vita
È uno specchio d'ossigeno e... Niente, quest'auto non... No, ma era distrutta anche prima, l'aveva provata. E niente. Dicevamo, seguite anche altre serie, non lo può fare perché è sotto inseguimento. E... guardate Evoland così a cazzo. E noi ci vediamo sempre soltanto su... Obbligo, sul mio canale, sul tubo italiano. Con inseguimenti, sospesi, col partito. Ciao! Ciao! Obers, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia mamma. Cioè, è una fonte... Ah, vabbè. È una fonte... Cioè...